Maledizione dura a morire, uno dei guagliuncelli napoletani, degli scunnizi come che hanno popolato, noi lo sappiamo, il collezionismo napoletano per tanto tempo, fino agli anni 70 del secolo scorso. E invece Francesco Parente nel 15 fa questa fonte completamente liberty, completamente secondo un'idea non italiana, secondo un'idea appunto della scultura d'Oltralpe, della scultura soprattutto dell'Europa centrale, la Mitteleuropa, quindi vicino alle cose viennesi, vicino alle cose austriache, vicino proprio agli scultori austriaci. Ancora di più in questo, sempre Parente, questo ritratto della principessa Marsico Novo nel 22 ancora riflette l'eco dell'Europa centrale del periodo, diciamo, dell'Art Nouveau, del periodo modernista, dove comunque c'è un recupero dell'arte classica, però ovviamente in una chiave completamente diversa. E poi che cosa accade negli anni 30? Il famoso ritorno all'ordine, le rappelle all'ordre. Che cos'è? Lo sintetizzo in due parole, perché adesso sarà diciamo, la falsariga comune di questi anni 30 e 40 napoletani, esattamente allineati napoletani con quello che accadeva in Italia. Quindi questa sarà la falsariga di tutta l'Italia. Perciò dico che non era una tradizione dura a morire, era morta ormai. Proseguiva con altri, ma non con loro. Loro si erano ormai staccati, e questo vale anche per la pittura. Anzi, forse per la pittura vale anche, è anche più forte. E allora, lo stesso Parente, uno scultore nato nell'Ottocento, che comunque le prime cose sono liberty, e comunque anche inizialmente una produzione legata al realismo napoletano, quindi Pescatorelli, le solite cose, lo stesso Parente a un certo punto si distacca, perché che cosa accade? Accade questo. Se vi ricordate, all'inizio del Novecento, prima abbiamo parlato di Duchamp, all'inizio del Novecento accade in tutta Europa un fenomeno che è quello delle avanguardie storiche, i movimenti di avanguardia, movimenti quasi sempre di giovani artisti, giovani, giovanissimi artisti, che hanno deciso di rompere assolutamente con tutto, di rompere con il passato. L'avanguardia più importante italiana che abbiamo avuto è stato il futurismo. Vi ricordate che il futurismo, tabula rasa, uccidiamo il chiaro di luna, non si entra nei musei, anche lì poi sarebbe da spiegare, perché ovviamente loro non volevano uccidere il chiaro di luna, c'era un motivo per cui avevano usato questa espressione, e cioè che la luce elettrica, quindi qualcosa che era moderno, era più importante del passato, quindi dei paesaggi romantici al chiarore lunare. Quindi la luce elettrica offusca quella della luna, in questo senso era. Però questi movimenti di avanguardia che cosa avevano prodotto? Avevano prodotto una serie di cose, frantumazioni varie, frantumazioni delle figure, pensate a Picasso e il cubismo, tutto frantumato. Poi dovremmo capire perché e in che senso è frantumato, ma è troppo lungo. Frantumazioni di figure, frantumazioni di soggetti, non esistono più soggetti, e nasce l'astrattismo. Ora nasce l'astrattismo, nasce con Kandinsky, con Franz Marc, stiamo negli anni 10. A un certo punto, subito dopo la prima guerra mondiale, gli artisti giovani sentono il bisogno di ricostruire. Quindi anche quella frantumazione non va più bene, anche l'astrattismo non va più bene, ma soprattutto sentono il bisogno di ritornare all'ordine. Ecco la frase che è stata coniata da un critico francese: rappel à l'ordre, ritorno all'ordine. Che significa quindi ritorno all'ordine? Significa recupero in pittura della forma, della prospettiva monoculare centrica, recupero dell'arte classica. Per esempio, uno dei pittori che viene recuperato è Piero della Francesca, Mantegna, quindi Raffaello, questo il 20 che è costato così terribile questo anno, è l'anno di Raffaello, perché Raffaello muore nel 20,
e qui 520, e quindi Raffaello era proprio seguitissimo in questi anni 20 e 30 e poi 40 del Novecento. Quindi il recupero di tutta questa forma di ordine rinascimentale, che era la base, che diviene la base di un nuovo modo di fare arte. E lo fanno anche gli scultori. Quindi la forma nella scultura diventa una forma solida, a volte anche troppo. Andiamo avanti, ve lo faccio vedere meglio. Vincenzo Meconio, questo è un allievo di Dorsi, che adesso si è staccato dal maestro, mantiene del maestro l'idea fondante, e cioè il verismo brutale, ma ormai c'ha un passo nella. Tu lo conosci questa, la versione in terracotta, questa invece è la versione in bronzo che fu esposto in una mostra a Napoli e poi fu acquistato dal comune. Vi dico anche. Ecco, quest'opera mi ha fatto venire in mente che non vi ho detto una cosa importante. Perché il famoso 1929 io lo considero una sorta di spartiacque, di cesura? Anche perché muore il sistema espositivo precedente. La vecchia società promotrice, che non ce la fa più, annaspa, ed è ormai, la sentono, avvertono tutti, che è un sistema ormai vecchio. Sempre con lo stesso giudice collezionisti che vedono sempre le stesse cose, gli artisti vecchi che fanno sempre le stesse cose, muore. Nel 1927 l'ultima esposizione. Nel 29 nasce quello che deve nascere, cioè il sindacato interprovinciale fascista campano, perché nel frattempo si è impiantato il fascismo. All'interno di questo sindacato espongono tutti, Vincenzo Meconio espone questa opera e il comune, che era socio di questa sindacato, la compra per le sue collezioni. Pasquale Monaco, come Meconio, pure lui era un allievo di Dorsi. Qua lo vedete in una foto vicino al busto dell'avvocato Porzio, che si trova a Castelnuovo, a Castel Capuano, nel Salone dei Busti, che non so se avete mai visto. È bellissimo, tra l'altro è un unicum in tutta l'Italia, vorrei dire. E vi dico anche un'altra cosa, giusto per, che l'unica che li ha studiati sono stata io e li ho attribuiti tutti. Quindi tutti, sono tutti di autori diversi. Nel caso un autore ha fatto anche più pezzi, però li ho attribuiti tutti quanti. Quindi non ce n'è più nemmeno uno, diciamo, di autore ignoto. Comunque questo è Pasquale Monaco vicino al suo ritratto di Porzio. E guardate che meraviglia è Pasquale Monaco. Che anche lui era un allievo di Dorsi, però vedete come la maniera di Dorsi, quel proximus tuus dell'Ottanta, è diventato uno moderno, il cieco. Ma quale tradizione dura a morire? Come si fa a portare un'opera dell'ebete, il cieco, nella scultura? Chi si compra un pezzo del genere? Pensate, loro campavano di collezionisti, di mercato, quindi guardate che modernità. E poi il giapponese. La stessa cosa vale per la pittura. In pittura noi assistiamo a cose, paesaggi industriali, altro che tradizione dura a morire. Pasquale Monaco, vedete la solidità del ritorno all'ordine. Statue tornite come colonne, quasi solo volumi, masse, quasi senza espressione. Questa era proprio voluta secondo quell'idea del ritorno all'ordine. Qua è successo. Ah no, si vede. Questo invece è Carlo De Veroli, scultore di Carrara, che si trasferisce a Napoli, poi si sposa a Napoli con una napoletana e avrà una figlia che diventa un'importante pittrice e scultrice. Questa è un'opera déco degli anni, tra gli anni 20, un poco oltre gli anni 20, una Salomè che bacia la testa del Battista, che va alla Biennale di Venezia. Poi loro iniziano a esporre nelle mostre importanti, non solo quelle, le famose, quelle che noi chiamiamo sindacali napoletane, ma espongono dappertutto. Le tre grandi istituzioni espositive in Italia sono adesso la Biennale di Venezia, che da dopo la prima guerra si chiamerà Biennale d'arte, prima si chiamava Internazionale d'arte. Quindi l'ente biennale, loro espongono tutti e prendono, e quasi tutti vincono medaglie e riportano premi. Nessuno lo sa perché pensano che noi,
negli anni 20 facevamo ancora i pescatorelli, invece loro vincono i premi, adesso vi faccio vedere. E poi la prima, quindi la più importante, la Biennale, che era internazionale, e poi l'istituzione di esposizione nazionale era la Quadriennale di Roma e di Torino, tutte e due. E poi c'erano le mostre locali, le famose sindacali, non solo a Napoli ma in tutta Italia. Antonio De Val, questo nudo di donna. Antonio Mennella, non credo che l'avete mai sentito, è stato un grande scultore nato a Torre del Greco. Pure lui fa le mostre e vince premi con questo dormiente in gesso, oppure con questa testa di fanciullo, o anche di fanciulla, o ancora l'opera che ho esposto io in una mostra abbastanza recente dell'anno scorso, questo bambino, vedete come è quasi inespressivo, perché rientra in quel famoso ritorno all'ordine, che la linea nazionale, tutta l'Italia sta lavorando così, non, e quindi anche i napoletani lavorano così, secondo questi dettami, che sono orientamenti che vengono riconosciuti dalle grandi esposizioni come la Biennale. Si chiama Colonia Marina, siamo in epoca fascista, il bambino che viene messo nella Colonia Marina con questa solidità forte, tutti i volumi, masse. Che cosa accade di questo orientamento che dura tanto? Pensate che il primo artista che fa un veloce giro di boa e dal cubismo, quindi avanguardia, movimento d'avanguardia, passa al ritorno all'ordine, quindi a un ricostituito classicismo, a una ricostituita forma organica, è Picasso. E sapete quando lo fa questo? Quando viene a Napoli, perché Picasso, cubista, viene a Napoli, va a Roma. Poi da Roma lo portano a Napoli gli amici suoi, Diaghilev e Massin, vanno a Pompei, scopre questo mondo classico e quindi anche lui in quel momento finisce il suo cubismo, finisce la frantumazione della figura e ricostituisce la figura, e quindi escono le prime nuove opere classiche di Picasso. Il ritratto di Olga, per esempio, Parade, ecco, lui l'ha visto Parade a Capodimonte da poco, questo grande sipario che Picasso dipinge dopo che è stato a Napoli. Quindi, pittori e scultori entrano. Allora, vi dicevo, che cosa accade di questo ritorno all'ordine in Italia? Guardiamo un attimo l'Italia. Che un gruppo di artisti che fanno parte di una. Si mettono in gruppo, non napoletani, tra Roma e Milano, creano un gruppo che si chiama Novecento. Quindi quali sono le basi di questo? Cioè, in questo gruppo, per esempio, c'è Casorati. Quali sono le basi di questo Novecento? Quello che vi ho detto finora, questo ricostruire la forma, la prospettiva, eccetera, eccetera. Che cosa accade? Che in quel momento si sta formando il fascismo, che siamo negli anni 20, e quindi Mussolini visita la prima mostra di questo gruppo. Aveva anche una donna teorica, critica e teorica del gruppo, che era Margherita Sarfatti. Quando Mussolini scopre questi artisti solidi, monumentali, lui per affermare il suo potere ha bisogno di solidità e monumentalità, perché tutti i governatori, i governanti, voi dittatori o voi monarchi, quindi o per monarchia diretta o monarchie dirette che si tramandano o che si impongono, quindi dittatori, si riconoscono in un solo unico stile artistico, il classicismo, perché il classicismo è autorevolezza, è monumentalità, cioè ha tutto quello che serve. Nessun re si è riconosciuto nel barocchetto lezioso, ma il dittatore, che tra l'altro si deve anche formare una sua identità iconografica,
ha bisogno di essere riconosciuto nel classicismo. Ecco che Mussolini si riconobbe in questo orientamento che stava nascendo per i fatti suoi. E poi, invece, sviluppandosi nel periodo fascista, appunto, soprattutto in ambito scultoreo e anche architettonico, pensate al neoclassicismo degli anni 30, pensate a Napoli, al quartiere Carità, che è il quartiere fascista, no? Marcello Piacentini, il grande architetto che ha fatto anche il Banco di Napoli, la sede centrale, appunto, quello era un classicismo epurato da qualsiasi tipo di decorativismo, quindi monumentale, rigido, forte, quello che serviva a un dittatore. Nel momento in cui lui si riconosce, il gruppo 900 si scioglie. E tra l'altro la Sarfatti, che era pure ebrea di origine, ebbe anche problemi e se ne andò. Comunque l'orientamento continua fino a tutti gli anni, alla seconda guerra, e morirà esattamente il giorno dopo la fine della guerra, proprio perché si volevano anche loro, come dire, sganciare da tutto questo. Vediamone un altro di artista, Ennio Tomai, con questa piccola testina tutta tremula, di luce tremula, che ricorda Rodin. Lui, giovane, la espone alla secessione di Roma del 1915 e la intitola Anima e Materia, è una maschera di bronzo. Oppure, ecco, Tomai, ritornando il cambiamento negli anni 30, è questo dell'ordine che vi ho detto, vedete, lui è stato il grande scultore, era abruzzese di origine, si trasferisce a Napoli, aveva uno studio a Napoli al Vomero. C'è ancora questo studio, oggi è occupato da uno scultore che ancora opera, che è Luigi Mazzella, e in questo studio lui osservava gli animali che diventano monumenti. Quindi, per esempio, guardate. E queste erano le linee moderne di questi anni 30. Quindi i napoletani erano assolutamente moderni, seguivano esattamente la stessa linea dell'Italia tutta. Uno dei più grandi è stato Giovanni Tiziano, è stato uno dei più grandi scultori del Novecento. Secondo me ce ne sono stati tanti grandi a Napoli, ma due li hanno un po' si sono staccati, e uno è Giovanni Tiziano, l'altro ve lo faccio vedere dopo. Giovanni Tiziano, che ha reinterpretato il classicismo ercolanese. Lui è stato anche un restauratore, nasce forse come restauratore, poi inizia a copiare, come aveva fatto Gemito, i bronzi ercolanesi e pompeiani al Museo Archeologico Nazionale, e da questa copia, da questa osservazione, da questa immedesimazione, trae una linfa che all'interno di questa nuova modernità, di questi nuovi criteri, diventano altre cose. Vedete, questa lui la chiama Beata, siamo negli anni 30, è un frammento. Ecco, io secondo il metodo Valente, che mi piace molto, Lucio, mi piace molto il metodo, adesso lo spaccerò, però dirò che l'hai inventato tu. Molti di questi artisti hanno affrontato la poetica del frammento. Molti hanno usato il frammento, non la parte, non il tutto. E il primo che ha usato il frammento, questa idea del frammento, è stato proprio Rodin. Quindi c'è ancora il ricordo di Rodin. E con questa opera, Candida, detta anche Totem, perché vedete che questa figura che stringe una statuina, che è un totem, questa idea del primitivismo, lui vince la quadriennale di Roma del 51. Quindi è un artista napoletano che vince una mostra nazionale, quindi su tutto il resto d'Italia. Tiziano, che rientra in tutto quello che ci stiamo dicendo, se vi ricordate per esempio Arturo Martini, lo ricorderete, è molto vicino ad Arturo Martini, o a Marino Marini, perché, o a Marino Mazzacurati, perché quello era l'orientamento moderno del momento. E Tiziano, vi stavo dicendo, proseguirà questa linea per tanto tempo ed è un artista assolutamente dimenticato.
nessuno ricorda più Tiziano. E c'è un piccolo nucleo di opere importanti che è stato donato al comune di Napoli e quindi è esposto nel Castelnuovo, cioè il Maschio Angioino. Lelio Gelli, invece, Lelio Gelli non ha fatto parte dell'Accademia di Belle Arti a Napoli, ma ha fatto parte dell'Istituto d'Arte. Adesso le due istituzioni che si fanno un po', non si fanno la guerra, ma che sono proprio le due istituzioni importanti a Napoli non c'è più soltanto l'Accademia, che era il settecentesco e poi ottocentesco Reale Istituto di Belle Arti, poi Accademia di Belle Arti. Adesso è nato anche l'Istituto d'Arte da un po' di tempo, fondato da Palizzi, ve lo ricordate, nell'82, il museo e le officine, e adesso è Istituto d'Arte. E Lelio Gelli è uno scultore fiorentino che si forma a Firenze, allievo di Libero Andreotti, e vince. E lui erano due gli allievi di Andreotti e lui a un certo punto vince un concorso. Vince il concorso l'amico suo a Firenze e Lelio Gelli vince a Napoli. Io non lo so che cosa ha pensato un artista fiorentino, scultore, così legato alla scultura toscana quando ha pensato devo trasferirmi a Napoli. Però Lelio Gelli non solo si è trasferito, è diventato uno dei più importanti maestri di riferimento di questi anni, gli anni della guerra, ha insegnato all'Istituto d'Arte e ha creato tutto un mondo di artisti a lui collegato. Ancora alcuni artisti ottantenni di oggi, suoi allievi, lo ricordano. Quindi qua lo vedete in fotografia, qua vedete invece un bassorilievo che ricorda molto la scultura toscana purista quattrocentesca. Perché? Perché se nel caso di, torno un attimo indietro, di Tiziano recupera da una parte il classicismo ellenistico ercolanese e dall'altra recupera invece il primitivismo, perché il primitivismo è la grande tensione che arriva in Europa all'inizio del Novecento. Il primitivismo arriva attraverso Gauguin, che finisce la sua vita nelle isole Marchesi e che manda i suoi quadri, manda i suoi totem, manda quell'arte scolpita nel legno, veramente scolpita, perché lui scolpiva, ma anche la pittura sembra scolpita nel legno del Novecento. Pensate per esempio a Modigliani, che è stato un primitivista. Quindi se Giovanni Tiziano recupera il primitivismo, quello, Lelio Gelli, da buon toscano, recupera il 400 toscano, Donatello, Verrocchio e tutti, Laurana. Ecco, ho parlato con il mio amico Francesco Caglioti, che è un professore importantissimo di storia dell'arte moderna, quindi di Rinascimento soprattutto. Perché lui parlavamo che a un certo punto i Laurana, questi scultori dalmati del 400, tra 4 e 500, sono molto seguiti. E io gli dissi: guarda, tu non hai idea la fortuna di Laurana, soprattutto di Francesco Laurana nel Novecento. Ve lo faccio vedere. Questo è questa ragazzina distesa in marmo bianco, che lui chiama Dormiente, e l'espone alla Biennale di Venezia e vince la medaglia d'oro. Qua vedete il ritratto a sinistra, questo primitivismo lauranesco di Gelli, e guardate Laurana a destra. Guardate il taglio dell'occhio, guardate proprio l'impostazione. A destra abbiamo le opere di Laurana e a sinistra abbiamo Lelio Gelli, ma anche in qui c'è Laurana, anche in questa. Quindi Lelio Gelli, come molti italiani, ma soprattutto da toscano, porta a Napoli il lauranesimo. Ancora in quest'opera, siamo sempre nel ritorno all'ordine, vedete, sono sempre gli anni 30, questa immobilità statuaria monumentale, classica o neoclassica, che lui poi porta anche, che lui trasmette anche nel 2019,
bassorilievo che fa, questo è il modello in gesso patinato verde, perché il bassorilievo in bronzo verde a patina verde, lui lo stesso, lui lo fa per la ricostruzione di Santa Chiara, che è bombardata. Sapete, nel 1943 la chiesa di Santa Chiara viene bombardata, malamente tra l'altro, cade tutto il soffitto, tutto l'apparato, e poi è tolto l'apparato barocco, quindi sono pochissime le fotografie che la ritraggono prima del bombardamento. No, nel momento della ricostruzione, Lelio Urgelli offre questo grande bassorilievo. Un altro scultore, Domenico Paduano. Domenico Paduano si forma con Mazzacurati, con il gruppo dei Romani e porta a Napoli, poi torna dopo la sua formazione, porta a Napoli la sua scultura fortemente espressionista, fortemente plastica. Domenico Paduano, che è di Pompei, e questi sono tutti artisti che espongono dappertutto, in tutte le occasioni espositive possibili e immaginabili, ma non solo a Napoli, ovunque. Porta quindi questa scultura di forte pathos, che lui lavora con la pietra, quasi esclusivamente con la pietra. E Questo qui a sembra destra, tuffo. tufo, pietra, sì. E qua a destra avete il ritratto di Edoardo Oh, Edoardo De De Filippo. Filippo, Sì, che è allora la stato base però è Pietro Esibiano. acquisito dal Museo di San Base Pietro Martino, Esibiano. Sì. e adesso il MIBACT ne ha fatto una sorta di logo. Però ho scoperto una cosa, che c'è un'opera di Domenico Paduano nella stanza del sindaco Ah di sì? Sorrento. Sì, Accidenti. perché Rappresenta? Rappresenta? io, una testa Una sempre, però non mi testa. ricordo adesso chi, perché io sono entrata proprio un anno secondo, ho detto, voglio Domenico Paduano, sono uscita, era Domenico Paduano, però non sono riuscita a Identificare il soffermarmi. soggetto chi era. No, ma sì, è anche uno famoso che però adesso non mi viene, non mi sovviene, non mi sono fatta Forse nemmeno una foto. Caruso. È Caruso? Può darsi. Potrebbe. Forse. Come caduto? Non credo. Caruso, Caruso. Ah! Non credo che Caruso. Personaggio No. così, sì. È il personaggio. Sì. Comunque c'è il sindaco di Sorrento, che l'ho vista nella sua stanza, nell'anticamera della sua stanza. No, no, proprio nella sua stanza, all'inizio, vicino a una finestra. Ah, sì, sulla sinistra Sulla entrando. sinistra entrando. Non mi avevo fatto caso, Andate a visto? vedere. Non viene mai osservato allora. No, Bisogna adesso, guardare. no, non viene mai adesso da osservato. questa conferenza tutti quanti vanno apposta dal sindaco. No, dicevo, Domani, lunedì, mi raccomando, andate tutti al comune. No, dicevo, è stato donata regalato dalla alla famiglia. famiglia. Dicevo, non viene mai Che un personaggio osservato. sorrentino. Dicevo, non viene mai osservato perché quando si va nella stanza del Penso sindaco al si è sindaco. concentrato il sindaco e quindi nessuno guarda niente. Giovanni Amoroso, uomo col cinghiale. Sono tutti nomi sconosciuti, ovviamente. Antonio Tammaro, Umanità. Ovviamente siamo nel 50, quindi immediatamente dopo la guerra, però vedete che la scultura è fortemente ancora figurativa. Adesso le cose cambiano. Cambiano quando, nell'immediato secondo dopoguerra, le cose cambiano veramente da tutti i punti di vista. Il fungo atomico ha cambiato il modo di relazionarsi, nascono nuovi artisti che iniziano a pensare a una umanità che non è più quella di prima, l'uomo che viene trasformato, deformato o maciullato, guardiamo per esempio a Francis Bacon per esempio, ma nell'immediato secondo dopoguerra c'è anche un'altra cosa che succede, che la leadership dell'arte dall'Europa passa all'America. Quindi nascono nuovi orientamenti, nuovi artisti, nuove metodologie, nuove espressività, nuove espressioni, ma soprattutto un nuovo modo di concepire l'arte. Se pensate che un Jackson Pollock, che molti lo definiscono un pittore, io forse lo vedo più come uno scultore, immaginando la scultura in senso lato e non soltanto qualcosa che si scolpisce. Jackson Pollock che cosa fa nel 45, tra il 45 e il 50? Stende a terra una grande tela e fa sgocciolare da un tizzone, da un pezzo di legno, la pittura. Quindi la sua è un'azione, è un'azione performativa. Quindi la famosa action painting, no? In Italia si scatena un dibattito. Un dibattito che prende tutta la nazione, il dibattito tra figurativi,
cioè tra artisti figurativi, tra arte figurativa e arte astratta. In questa doppia, in questo binomio si inserisce Renato Barisani, che è stato un grande artista astrattista, che inizialmente si collega al gruppo Sud del 1950, e nel frattempo è nato questo importante gruppo di novità, di artisti nuovi, diciamo, e poi dopo fonda insieme con Venditti e altri il gruppo che si chiama MAC, Movimento d'Arte Concreta, che si collega al MAC di Milano. Anzi, ci sarebbe anche qualcosa da ridire su chi dei due MAC, su quale dei due MAC è nato prima, sia nato prima. De Fusco, Venditti, Tatafiore e Barisani. Quindi lui è stato un artista astratto, pittore, performativo, lavora il polimaterico, è stato uno sperimentatore. Ecco che entra, l'arte inizia a fare una grande svolta verso il polimaterico. Quindi si inizia ad abbandonare il pennello o l'olio su tela o la tempera, eccetera, ma si inizia a usare altro, altro materiale. Lui, Barisani, nei suoi dipinti degli anni 50 usa per esempio le sabbie e fa delle opere astratte con sabbie e pigmento pittorico notevolissime. Poi si dà anche alla scultura. Una delle prime è il cavallo in bronzo dorato del 1950, ma poi Barisani, qualcuno di voi per esempio ricorda qualche monumento pubblico che si trova a Napoli, negli anni 2000, poi è morto da poco, fa queste opere in plexiglass. Quindi sono sempre, come posso dire, forme concrete di arte astratta. Quindi voi vedete, lui le chiama le plexisculture e ne abbiamo varie. Questo è il bozzetto del monumento che si trova a Piazza Quattro Giornate a Napoli, dove sta la stazione metropolitana di Cilea, per intenderci, che voi non me ne accorgete però perché ormai è mangiato dalla vegetazione di un'aiuola opprimente, nonché vandalizzato abbondantemente. Però se la prossima volta ci andate, fateci... facendo così tra le fronde, tra la fronda arborea, fateci caso. Oppure abbiamo delle, capite, un altro modo di intendere il plastico. La grande porta gialla, lui fa le stesse cose anche in pittura. Oppure i senza titolo, sentinella, lui piega il plexiglass con delle forme che rispecchiano poi appunto l'andamento dell'arte astratta del momento. Questa è l'arte astratta che invade il collezionismo a partire dagli anni 70 in avanti. O ancora i tre archi rossi. Vado veloce perché... anche abbastanza piccolo come dice, 15. Allora, queste vi ho fatto vedere cose piccole. Ovviamente lui produce cose enormi, cose piccole, cose medie, ha prodotto. Quasi tutti gli artisti alla fine della loro vita, ovviamente anche per un problema che è più difficile, non solo di spazio, ma anche difficile lavorare a una lavorare certa età, di grassi di che ne so, grandi parti di bronzo oppure scolpire la pietra, ho notato che quasi tutti questi artisti alla fine, insomma... Da persone più mature hanno iniziato una produzione di gioielli e anche Barisani. Sì, sono belli come gioielli. Sono bellissimi. Barisani ha fatto dei gioielli in argento, sempre utilizzando i suoi colori, che sono il rosso, il nero e il giallo, con queste forme astratte. Sono bellissimi. Poi abbiamo Antonio Venditti, che è stato un altro grande scultore. Adesso l'arte si è trasformata, perché prima abbiamo detto una grande cosa. Abbiamo detto il fatto della tazza, vi ricordate il nostro incipit? E quindi Duchamp, questo che è stato il più, come posso dire, il più grande, è stato l'artefice della più grande rottura dell'arte del Novecento. Nel momento in cui Duchamp prende una ruota di bicicletta, che è una vera ruota di bicicletta, la toglie dalla bicicletta e la mette su un piedistallo e la fa assurgere ad opera d'arte, il mondo
si è aperto, si è spaccato, chiamatelo come volete, si è aperta una voragine. Tutti quanti criticano, ma che cavolo è, che cos'è? E poi tutto cambia. Tutto cambia, sì, tutto sì, cambia. Sì, sì. Il Novecento è stato il secolo della poetica dell'oggetto. Mm. Fateci caso, gli oggetti iniziano a entrare nell'arte. Quindi, a un certo punto, negli anni 60, quasi prendere un pennello era quasi una cosa abominevole. Oppure prendere uno scalpello e usare una materia tradizionale, come una marmo, pietra, legno, un marmo, proprio. Era assurdo. Sì. Ovviamente l'hanno fatto, per carità, io sto dicendo adesso per far capire il concetto, sto esagerando. La poetica dell'oggetto ormai è forte. Duchamp e i dadaisti hanno inserito gli oggetti, parti di oggetti. Pensiamo per esempio ai dadaisti tedeschi che hanno fatto i totem con parti di oggetti. Duchamp invece l'oggetto diventa l'opera. L'oggetto diventa l'opera, che non è più oggetto, però attenzione, perché l'oggetto perde il suo essere oggetto. Nel momento in cui lui prende la ruota di bicicletta e la mette sullo sgabello, non è più una ruota di bicicletta, è la sua opera. Ma se poi arriva il terremoto di cui dicevamo prima, quella opera torna a essere una ruota di bicicletta. Perché? Perché non ha più senso. È l'artista che l'ha fatta diventare un'opera. E quindi lui dice, ecco, arriviamo a un concetto molto estremo, quello che nega il valore dell'opera d'arte, ma esiste solo l'azione e il pensiero dell'artista, del creatore. Comunque, detto questo, Antonio Venditti inizia a lavorare con scarti di materiali, però ancora mantiene una sorta di identità scultoria che è ancorata al classico. Infatti, le sue sono opere alla fine classiche, non soltanto per le figure che rappresenta, Don Chisciotte o Icaro, ma perché c'è una sorta di classicità intrinseca. E arriviamo a quello che io vi ho detto, che vi ho un po' anticipato, i due che spiccano. Sono due generazioni diverse. Il primo fa parte di quella generazione che si propone e si guadagna il palcoscenico tra gli anni 30 e gli anni 50. E il secondo è questo, che viene dopo, Augusto Perez, che è stato il grande scultore del Novecento. Io dire napoletano è riduttivo, è stato il grande scultore del Novecento italiano. Forse pure internazionale. Anche internazionale. No, io non mi voglio spostare sull'asse internazionale, perché dovremmo andare a rivedere tante cose, ma sicuramente sulla scena nazionale Perez è stato il grande scultore, è stato un grande scultore. Questa foto, perché lo fa vedere giovane, io l'ho conosciuto ormai, non anziano tanto per verità, però era ormai grande, diciamo. Perez ha avuto un inizio da scultore realista per certi versi, perché i suoi soggetti erano soggetti mutuati dalla realtà. Il ragazzo che apre la finestra, però qua già siamo un passo avanti. Le prime opere erano proprio opere, diciamo, mimetiche della realtà, che riproducevano la realtà, infatti le ha distrutte, le ha rinnegate. Poi piano piano si divide tra l'esistenzialismo, che era sicuramente il filone che lo interessava, e il surrealismo, che pure lo interessava. E nascono queste opere, lavora quasi esclusivamente il bronzo e il ferro, ma più il bronzo. Perez, sapete che io lo dico sempre, ogni scultore ha il suo materiale. Proprio perché? Perché la scultura è fatta di materia concreta. Quindi lo scultore sente il materiale, sente la materia. Gemito, per esempio, sentiva la terracotta, la creta, perché? Perché ci lavorava con le mani. Oppure il bronzo, perché il bronzo si lavora con le mani, perché dopo la fusione c'è l'intervento dell'artista con i ceselli, fino all'unghietta, che è il cesello più piccolo, perché grande quanto l'unghia di un mignolo di un bambino. Perez, il materiale di Perez è il bronzo. Quindi qua avete un ragazzo che apre la finestra, che quindi riproduce un'azione, e quindi stiamo in una fase di passaggio, sono gli anni 60. Dal primo realismo basato sulla verosimiglianza, che però lui rinnega, a questa
concezione un po' concettualistica, però molto esistenzialista della scultura. Vedete che però le azioni sono quelle del quotidiano, oppure verso la fine degli anni 60 fa il passo verso la classicità. Tutti, alla fine non c'è niente da fare, l'artista scultore si deve confrontare con il classico. Lui fa un viaggio in greco, questo è il grande Narciso, quindi allo specchio, ve ne faccio vedere un'altra, l'Apollo, il corpo inizia a contaminarsi con lo spazio e si scioglie. Questo è un concetto boccioniano, la contaminazione tra materia, memoria e spazio è un concetto di Boccioni che muore nel 18, che era il grande artista futurista, però che viene poi ripreso e rielaborato dai surrealisti, per esempio, oppure da personaggi che si dividevano tra esistenzialismo e surrealismo, con Perez. E questa divisione però la fanno all'interno di la rielaborano, la ricolgono all'interno di una riscoperta del mito classico, che nel caso di Perez avviene dopo un viaggio in Grecia che lo sconvolge, ponendosi davanti alla classicità. Perez si sconvolge, la stessa cosa che era accaduta per esempio a Giorgio De Chirico, quando da bambino aveva vissuto in Grecia, quindi il porsi davanti all'opera greca e poi ritrovarsi dopo davanti all'opera tedesca che sottendeva quella inquietudine che lui aveva visto anche in Grecia, lo sconvolge. E qui vediamo anche Perez, quindi la grande Sfinge, oppure il ragazzo che scende le scale. Vedete, l'ho messo io vicino a questa cosa, ancora una memoria del il ragazzo che scende le scale è di Perez, e qui c'è ancora la memoria del nudo che scende le scale di Marcel Duchamp, uno dei primi dipinti di Duchamp, che poi Duchamp, ovviamente sapete, non farà più il pittore, perché abolirà la pittura per passare all'oggetto, appunto, perché la sua transizione dalla pittura all'oggetto, non alla scultura, all'oggetto, è una transizione concettualistica, è quello che abbiamo detto prima, esiste l'artista, non l'opera. Forse come pittore non è nemmeno un granché, comunque, questo lo dico io tra i denti. Però questa è un'opera importante, il nudo che scende le scale. E forse Perez ce l'aveva ancora in testa, questo nudo. E poi arriviamo al grande Ermafrodito. Dopo il viaggio in Grecia, lui torna e inizia una nuova sperimentazione. Una sperimentazione che si basa sull'insistenza su un'unica sorgente, su un'unica fonte. Cioè l'unico soggetto che viene sperimentato una, due, tre volte, l'ermafrodito, oppure la crocifissione splendida dell'Apollo del Belvedere. Cioè questa è l'opera, secondo me, capitale di Perez, che oggi si trova, la vedete in questa foto, che in un momento in cui era all'esterno, nel cortile della Esplanade di Castel Sant'Elmo, e oggi si trova all'interno nel Museo del Novecento. Guardate la bellezza di questo Apollo del Belvedere, che l'Apollo del Belvedere è il topos classico per eccellenza. Tutti hanno guardato l'Apollo del Belvedere, anche Caravaggio ha guardato l'Apollo del Belvedere. Il torso del Cristo flagellato di Capodimonte è il torso dell'Apollo del Belvedere. Quindi è il paradigma dell'arte in assoluto, è il parametro di tutti, e lo è stato anche di Perez. Oppure gli altri miti, è un crescendo di mitologia che lui rielabora in un sistema surreale di però approfondimento del proprio io, cioè il dato esistenzialista, quello del proprio cosciente, è fondamentale.
Ormai l'arte è cambiata, non è più. Il Novecento è il secolo della complessità di orientamento. Pensiamo a tutti gli orientamenti psicoanalitici, psicologici, le nuove filosofie, i nuovi approcci con il pensiero. Il vaso di Pandora, Pandora che diventa vaso, o vaso che è Pandora. E poi, in ultimo, il suo capolavoro, che è Edipo e la Sfinge. Lui lo chiama Ebe. Questo è un dettaglio della trasformazione. Perché, ecco, Perez, ho dimenticato di dire, la sua opera è un'opera in trasformazione. La materia si trasforma nel trasformarsi del soggetto. Anche questo è un concetto bocconiano. Giovanni De Vincenzo, sono tutti gli allievi di Perez questi, un'apocalisse in ferro, oggetti, vedete, si vede anche un mestolo, non si chiama mestolo, un... quello, come si chiama? Colino. Colino. Io volgarmente detto colino, ma non è manco colino. Sì, sì, perché non... Una schiumarola. La schiumarola. La schiumarola. Ecco, negli anni 70 poi c'è questo, vigono su tutto gli assemblaggi, quindi gli assemblaggi di oggetti, di parti di oggetto, di metalli, fino a che non arrivano gli scatolamenti. E quindi Gerardo Di Fiore, che ancora vive e lavora alla Cremente, una nascita di Venere, questo inscatolamento, inscatolare l'arte era stato un concetto di un francese, di un artista francese, che poi è diventato una delle basi di una certa tendenza, soprattutto tra gli anni 60 e gli anni 70, e poi abbiamo gli impacchettamenti. E poi abbiamo, da poco, mi fa piacere ricordare che è morto da poco il più grande artista dei packing, cioè degli impacchettamenti, che era Christo, che inizia a impacchettare perché l'opera è dentro il pacco. E quindi il grande impacchettamento. Christo, che ha impacchettato tutto, ha impacchettato anche il Palazzo Imperiale di Berlino, ha impacchettato gli alberi, quindi grande, anche la natura. Sì, 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 sì. È morto di recente, mi pare, sì, un paio di anni. Proprio da pochissimo. Che l'ultima opera che Christo ha fatto è stata il Lago di Seo. Quell'installazione sul Lago di Seo, che poi lui se l'è autofinanziata. Sì, se l'è anche lui. Giuseppe Pirozzi, che anche lui vive e lavora a Napoli e fa delle cose attualmente bellissime, anche lui produce i gioielli, pure lui. È stato un allievo, non è stato un allievo di Perez, lui è stato un allievo di Emilio Greco, perché sapete che Emilio Greco è stato docente all'Accademia di Belle Arti a Napoli. L'Accademia ha avuto grandi docenti. Non per forza napoletani, però poi si è trovato a un certo punto vicino a Perez. Comunque Giuseppe Pirozzi, che pure la sua materia pure è la terracotta e il bronzo, ha lavorato molto con i vuoti. Quindi il rapporto, diciamo che il rapporto vuoto-pieno, ovviamente un rapporto strutturale della scultura, si capisce da solo. Però lui ha lavorato con i vuoti come elemento pieno, cioè il vuoto di Pirozzi era l'elemento pieno della sua scultura. L'ho sintetizzato anche un po' banalmente forse. Qui lo vediamo, invece lo vediamo da giovanissimo all'Accademia in un'opera dell'epoca. Questa è un'opera degli anni Ottanta, anche lui è uno scultore surrealista, l'uomo al di fuori delle ideologie. Tutte queste opere hanno tutte titoli importanti. Non esiste quasi mai negli scultori napoletani un senza titolo, perché gli scultori napoletani hanno sempre dato un titolo alle loro produzioni. La figura, e questo invece è un Pirozzi giovane, proprio gli esordi, quando era allievo di Greco, questa figura seduta come che diventa manichino, e questo ritratto in cera sul legno, anche il legno di base fa parte della scultura, di questa ragazza che era la loro modella, che si chiamava Mena, e lui gli dà questo titolo. Vincenzo Gaetaniello,
allievo di Lelio Gelli, l'abbiamo visto prima, Lelio Gelli, lui lavora a Roma, ha iniziato con opere vicine alla natura, la Lupa Capitolina, la Ballerina, l'Uomo che Corre, quindi il movimento, ancora l'idea del movimento, di come la scultura, materia e volume, quindi materia piena, volumi pieni, possa sfidare gli equilibri della statica. E poi si è dato invece a opere più concettuali. Sono tutti artisti questi che cambiano il loro modo di osservare e poi di conseguenza di realizzare opere, rinnovano i loro linguaggi. Io vi ho fatto vedere proprio, è una brevissima e sintetica carrellata, ma su ognuno di questi potremmo stare veramente ore, perché anche Vincenzo Gaetanelli è un grandissimo artista che ha cambiato tanto, ha prodotto tanto nella sua vita. E qui all'inizio degli anni 2000 si dedica invece alle pagine della stampa che lo colpiscono in qualche maniera, che trasforma in pagine di bronzo. Luigi Mazzella, non so se avete notato, io vi sto facendo vedere scultori che hanno avuto a che fare con la materia, perché ci sono poi scultori che non hanno a che fare con la materia, ma sempre di scultura si parla. Però, dovendo fare una scelta, ho preferito rimanere su questa linea. Luigi Mazzella, che pure